Ciao e benvenuti alle buone ricette di Pam e Panorama. Io sono Anna Maria e oggi vi insegnerò a preparare la torta gluten free con ricotta e gocce di cioccolato. Realizzeremo questa ricetta ad un costo contenuto. Per la realizzazione di questa ricetta sono necessari 15 minuti per la preparazione e 50 minuti per la cottura. Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 6 persone. E il livello di difficoltà è minimo. Ecco i prodotti per la ricetta di oggi. Ricotta pan panorama, zucchero di canna, fragole, gocce di cioccolato fondente, uova bio, burro bio e una stecca di vaniglia. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. 500 g di ricotta, 3 uova bio, 120 g di zucchero di canna, 100 g di gocce di cioccolato, 250 g di fragole, una stecca di vaniglia, burro per lo stampo. La ricetta di oggi, questo dolce così delicato, è anche un dolce gluten free, in quanto utilizziamo solamente la ricotta, le uova e ovviamente le gocce di cioccolato e eventualità di utilizzare un po' di burro e un po' di farina per lo stampo, possiamo usare o della farina specificatamente gluten free oppure si sostituisce lo stampo e se ne usa uno al silicone, quindi non c'è neanche la necessità di imburrarlo. Per cui le operazioni sono molto semplici. Cominciamo come prima cosa a montare lo zucchero di canna con i tuorli. Io nel frattempo mi sono già divisa i tuorli dagli albumi, avranno due lavorazioni diverse, e i tuorli ho già inserito i semini della mezza stecca di vaniglia. Quindi un frullatore di immersione, questo o quelli che avete a casa tranquillamente, o eventualmente anche un mixer se avete a casa un frullatore di questo tipo. Quindi cominciamo a lavorare. E ora sciacquiamo il frullatore e andiamo a montare gli albumi. Ora riprendiamo la crema che abbiamo ottenuto prima lavorando insieme i tuorli con lo zucchero di canna. Troverete una consistenza diversa rispetto a quelle a cui siete abituati se usate solitamente lo zucchero semolato, quello più sottile. È bella anche questo tipo di rusticità nell'impasto e andiamo ad aggiungere un po' alla volta la ricotta. Andiamo ad amalgamare bene con una spatola tutto il nostro composto. E ora andiamo a rendere l'impasto un pochino più morbido utilizzando una frusta. Ora andiamo ad aggiungere le gocce di cioccolato. Come potete vedere le ho infarinate leggermente. Questo consente alle gocce di non precipitare nell'impasto e quindi di essere presenti ovunque. Come si diceva prima, questa è una torta gluten free, quindi si può infarinare la goccia di cioccolato utilizzando o della farina appunto gluten free o semplicemente dell'amido di mais o della farina di riso. E ora l'ultima parte della nostra torta. Andiamo a inserire l'ingrediente che darà morbidezza, quindi l'albume montato a neve. E lo andiamo ad inserire nell'impasto con dei movimenti molto delicati, utilizzando sempre la spatola, così dall'alto verso il basso. Ora versiamo il composto all'interno dello stampo . Andiamo a livellarlo bene in questo modo e siamo pronti per infornare. Abbiamo già acceso il forno a 170 gradi, quindi un calore molto gentile per 50 minuti, fino a quando tutta la ricotta si sarà appunto rappresa ed asciugata.
La torta in forno e quindi iniziamo a preparare la salsina di accompagnamento, un coulis di fragole. Le fragole le abbiamo già lavate, mondate, pulite, tagliate a pezzettini e ora le andiamo a frullare e poi le passeremo con un colino in modo da togliere tutte le piccole impurità, insomma da rendere proprio una salsina bella liscia, omogenea, quasi vellutata. Un colino come questo, a maglie sottili, e andiamo a togliere tutte le impurità. Se invece desiderate mantenere la salsa nel suo essere così un pochino più rustica, nessun problema, frullate come avete visto e siete pronti per il servizio, per accompagnare il dolce. Bene, la salsina coulis è pronta con le fragole come avete potuto vedere, ora aspettiamo che la torta sia pronta per servirla. Ultima spolverata di zucchero a velo e il nostro dolce di ricotta è pronto. Lo abbiamo decorato con delle gocce di cioccolato, con una fragolina, qualche foglia di menta e ovviamente lo andiamo a accompagnare con la coulis di fragole. Non ci piacciono le fragole? Possiamo sostituire la coulis con dei frutti di bosco, quindi con lamponi, con mirtilli, con ribes, quello che più ci può piacere. L'alternativa è accompagnare con una salsa sempre a base di cioccolato, rimanendo tema su tema. Di conseguenza possiamo prendere del cioccolato fondente, bastano 100 grammi, scioglierlo leggermente con un fuoco molto, molto delicato o a bagnomaria, aggiungere un pezzettino di burro per rendere più lucida la crema e servire così, naturalmente. E buon appetito! Vi auguro quindi buon appetito con Pam e Panorama. Per questa ed altre ricette visitate il sito ricette.pampanorama.it.